In Italia, la ricca diversità fungina comprende fino a 5.000 specie differenti. Tuttavia, tra queste, alcune si nascondono sotto un aspetto innocuo, ma nascondono una pericolosa tossicità. Ecco alcune delle specie di funghi velenosi in Italia. 1. Questo fungo, noto anche come angelo della morte, anche una piccola quantità può causare gravi danni al fegato e al sistema nervoso centrale. Ha un cappello bianco-grigiastro-giallastro e un gambo bulboso. Amanita verna. Il suo cappello è molto chiaro e il gambo è cilindrico e bulboso alla base. L'ingestione può causare intossicazioni gravi e spesso letali. 3. Boletus satanas, porcino malefico. Riconoscibile per il cappello bianco con sfumature verdi e grigie, la tossicità si manifesta quando il fungo diventa rossiccio al taglio. 6. Scleroderma citrinus. Questa specie velenosa è priva di gambo ed è sferica con una superficie dura e spessa di colore giallo. Giro mitra. Con un cappello bruno rossiccio e un gambo biancastro con sfumature rosa viola, è facile confondersi con funghi commestibili. Tuttavia, è tossico. Amanita muscaria. Questo fungo è noto per il cappello rosso con lamelle chiare e il gambo chiaro e carnoso. Se ingerito, può causare sintomi gastrointestinali, allucinazioni ed euforia. 7. Colombina rossa, emetica. Con un cappello bulboso di colore rosso chiaro, può causare vomito se ingerita, falsa mazza di tamburo. Questo fungo alto, di colore bianco con un cappello delicato, può essere confuso con specie commestibili. Russula foetens, caratterizzata da un forte odore nauseabondo, presenta un gambo sodo, cilindrico e sottile e un cappello di colore giallo ocra. Ricorda, la raccolta di funghi selvatici richiede conoscenze esperte e attenzione.